Allora, ragazzi, è proprio quel momento dell'anno. Oggi reagiremo alla mia prediction, alla mia predizione della stagione 2023. Ahimè, me tocca. Eccolo qui, proprio lui. Io mi auguro un grandissimo in bocca al lupo perché sono convinto di averne bisogno. Non perdiamoci in altre chiacchiere. Valentino, buongiorno. Almeno mi sto finanziando. Allora, ci siamo, è quel momento lì. Ce l'ho con queste intro un po' calde, me ne pentirò amaramente. Oggi vi porto la mia prediction, la mia classifica di Formula 1 2023. Ma prima di iniziare, ragazzi, contestualizziamo. Troviamo le scusanti per il video, perché già lo so che nei commenti esploderete. Mi aggrappo a queste scusanti perché io già rido. Soprattutto per una scelta in particolare. Però godetevelo, non andate fino alla fine, non c'è sfizio. Quest'anno la classifica ho scelto di farla dopo i test in Bahrain, per aiutarmi e per non farla neanche poi troppo a caso. Ecco, pensavo di aiutarmi, ma mi sbagliavo. Ma in realtà, se hai fatto la classifica, e io so che comunque non è che proprio ci hai preso, se hai fatto la classifica in base a come sono andati i test in Bahrain, non deve essere andata proprio male. Avrò toppato clamorosamente con McLaren, che era andata malissimo, però si è ripresa durante la stagione, quindi mi aspetto Lando Norris 20°. Però allo stesso tempo posso anche aspettarmi che mi hai messo i due Alpine tipo 12°, 13°, come è finita quest'anno. Fernando Alonso e Aston Martin hanno svolto dei test formidabili. Alpine molto snobbata in queste prove, ha portato grandi velocità di punta e grande affidabilità. Wow, guarda, proprio l'unica cosa che non ha avuto durante la stagione. Poi c'è Mercedes, che ha forse un pelino deluso. Con che coraggio fai lottare Esteban Ocon con Lewis Hamilton? Semplicemente non puoi, e quindi è un macello. Non puoi perché non puoi. Per fortuna penso di non aver messo i due così vicini. Se ho messo Lewis sopra Ocon di una posizione, di due posizioni, mi sparo. Però finora tutto quello che ho detto, salvo Alpine, non è troppo da criticare. Iniziamo bene, poteva andare peggio. Quest'anno era realmente più facile prima dei test. Mettevi Verstappen primo, Leclerc secondo e passava la paura. Ma guarda, col senno di poi è meglio che non l'hai fatto. Ormai è andata, i dubbi ci sono e non possiamo farci nulla. Voglio però lanciarvi, prima di iniziare, 3 mini prediction. Un po' come ho fatto lo scorso. Perché non basta, capito? Toppare tutta la classifica. La prima è, innanzitutto, Alonso farà un podio, arrivando quindi a quota 99 in Formula 1. Ok, voglio abbonarmi, nel senso, non l'ho presa, però non l'ho presa perché è difficile pronosticare nel 2022 una Aston Martin che ti fa addirittura più di 2 podi, di 5 podi. Ci stava a pronosticarne uno, era anche rischioso in quel momento, non dico niente. La seconda prediction è che Vettel correrà almeno una gara. Non è avvenuto, peccato. Vabbè. Già ci siamo andati molto vicini con la prima. Lance Stroll ha fatto un incidente in bici e molto probabilmente verrà sostituito da Felipe Drugovic. Ma scusami, no? Perché hai detto Vettel se viene sostituito da Drugovic? Poi è Stroll, quindi può succedere. E poi il terzo punto è, Drugovic va a punti. Ma scusa, è sempre lo stesso discorso. Perché Drugovic, se hai detto Vettel? O corre l'uno o corre l'altro. È proprio sbagliata alla base questa affermazione. Io poi mi conosco, probabilmente l'ho fatto perché speravo in, se non prendo l'uno prendo l'altro, ma così facendo non ho preso nessuno delle due, ho fatto solo una grandissima figura. Di... Sarà molto divertente reagire l'anno prossimo a questo video. Faccio quindi un saluto al Tonio del futuro. Bella fra. Sonoro in bocca al lupo, perché quest'anno ne hai bisogno. Come posso star tranquillo se introduci così? Comunque, partiamo dalla 20ª posizione. All'ultimo posto, ragazzi, ho messo Logan Sargeant. E fin qua, diciamo che abbiamo iniziato bene, ne abbiamo già indovinata una. Perfetto così. Non ha svolto dei brutti test, eh. Meglio di Nick De Vries e Piastri, secondo il mio punto di vista. Minchia, meglio di... forse questa la devo censurare. Articolo di Formula Passion a dimostrazione di ciò. Capisco che ha fatto oltre 830 km in un solo giorno. Grande affidabilità da parte della Williams. Però forse l'americano ha un po' toppato. Ah, vedo ancora i motorizzati Mercedes in difficoltà quest'anno. Lo statunitense quindi, secondo me, pagherà l'ultima posizione in griglia per colpa di una FV45 poco performante. Paga l'ultima posizione in griglia non tanto per la FV45 poco performante, ma semplicemente perché Logan non è stato all'altezza delle aspettative. Al 19° posto invece ho piazzato proprio De Vries. Vabbè, De Vries. Rimane comunque un pilota duttile che si ambienta facilmente, ma ragazzi, secondo me andrà malino a causa della macchina orrenda. E
andato malino perché oltre alla macchina decisamente poco performante all'inizio della stagione, anche il pilota non è stato molto performante all'inizio stagione. 18esima posizione, Nico Hülkenberg. Ho messo in ultima posizione una Mercedes, in penultima posizione una motorizzata Red Bull e alla terz'ultima una motorizzata Ferrari. Ecco, così magari vi fate anche un'idea di come io gestisco le classifiche. Allora, la gestione della classifica finora è ottima. Nico Hülkenberg, ahimè, non è andato così male. Il suo compagno di squadra ha fatto 19esimo, Nico è 16esimo. 17esima posizione, Yuki Tsunoda. Ok, perfetto. Se prima, con le precedenti scelte, non dico niente, qui clamoroso flop, ci sta se penso a dove ho messo De Vries, ma Tsunoda letteralmente trascinato Alfa Tauri alla sopravvivenza, alla sufficienza in stagione nella classifica costruttori. Non so se vi siete persi il pagellone, magari recuperatelo. Tsunoda ha fatto 17 punti, ottimo finale di stagione con una macchina discutibile. In parte l'ho detto con De Vries, il team era in vendita, non si capiva, alla fine hanno trovato una quadra, hanno messo Loremmechi. Tutto il contesto è giusto, ma non ho reso giustizia a un pilota che ha fatto davvero bene. Bravo. Quel P17 in realtà sono punti, quindi in realtà Yuki l'ho preso. E attenzione, perché Tsunoda in questo piazzamento rischia. Potrebbe perdere il posto in Formula 1. E se realmente Hi-Tech è interessata all'acquisto di Alfa Tauri, attenzione perché potrebbe prendere il posto Nikita Mazepin. Ma meno male. In 16esima posizione invece ho messo Kevin Magnussen. Stagione per Magnussen migliore del suo compagno di squadra, è già abituato. Guardate, potrebbe anche sorprendere e piazzarsi sopra al prossimo pilota. Allora, in realtà il discorso di Kevin Magnussen lo ripeterei tranquillamente, non mi sento di aver detto troppe cavolate. Le riprendiamo oggi e le aggiungiamo ai meriti che ha Nico Hülkenberg nell'aver fatto una grandissima stagione, perché in 16esima posizione ci è arrivato lui. Comunque anche questa non l'ho presa. Io sto sviando piano piano il discorso posizioni perché andrà male per parecchio. Guardate, potrebbe anche sorprendere e piazzarsi sopra al prossimo pilota, che è Alexander Albon. Quindi non posso capire. Albon forse ha anche overperformato, ha fatto quello step quest'anno che gli rende giustizia. Comunque l'ho messo 15esimo ed ha concluso 13esimo. Eppure l'ho piazzato in 15esima posizione perché quest'anno le posizioni basse non sono facili da delineare. Non mi sorprende. Tutto giusto, tutto assolutamente giusto. Andrebbe a vedere Tsunoda ultimo, per farvi capire. No, vabbè, parco due però, cioè non posso vedere. Com'è possibile? Ma come puoi dire Tsunoda ultimo? Ma tu non stai bene. Non mi aspetto un Albon tanto diverso dallo scorso anno, ma non sarebbe una sorpresa vedere ultimo Sargent e penultimo Alexander. In 14esima posizione. Vabbè, sì, sì. Invece ragazzi, ho messo Oscar Piastri. Ah. Vabbè, me lo dovevo immaginare. Oscar Piastri, ragazzi, 14esimo, è figlio di test non all'altezza da parte di McLaren, è figlio di tante cose sbagliate inizio stagione da parte del team di Woki. Se ci pensate, McLaren si è ripresa davvero in Spagna. A inizio stagione stavo addirittura perdendo Piastri perché probabilmente era penultimo, terz'ultimo. Ma lo posso accettare, è brutto perché Oscar Piastri in realtà si è piazzato una volta sopra Max Verstappen, seppur in sprint un'ottima stagione l'ha fatta. 14esimo. In realtà si è piazzato nono. 14esimo a Yuki Tsunoda, sempre per rientrare nei clamorosi colpi di scena di Tonio. In 13esima posizione, ragazzi, Guan Yu Zhou. Vabbè, chiudete il video, vi prego, chiudete il video. 18esimo. E lo rinnoveranno senza problemi. Nella lotta quindi col suo compagno di squadra, che in questo caso ha piazzato in 12esima posizione. 12esimo, il classico Bottas. Fa il suo, baffo sempre più lungo e via. E invece si è dato ai calendari Valtteri Bottas. Ahimè, non abbiamo preso neanche questa. In 12esima posizione si è piazzato Esteban Ocon. Regà, la prossima volta giocatevi l'opposto di quello che dico io. Almeno vi fate qualcosa di soldi, insomma. Altro colpo di scena è Lando Norris in 11esima posizione. Perché però colpo di scena? Ripeto, fiducia in McLaren non ne ho. L'ho detto anche per Oscar. Poi, tutto sommato, se ipotizziamo a Martin che quest'anno va, è giusto metterlo qui. È però un colpo di scena perché sopra di lui ci sta Lance Stroll. Ragazzi, Stroll. Allora, andiamo con ordine. Abbiamo prima Norris e poi Stroll. Stroll l'ho preso. Corretto? Corretto. Lance Stroll ha concluso in 10ª posizione. Aggrappiamoci a quello perché se poi pensiamo che Lando Norris l'ho piazzato in 11ª posizione, regà, è sempre il discorso di Oscar Piastri. Non mi sento di aver troppo sbagliato in quel momento. Adesso sì, è ovvio, ha fatto 200 punti Lando, però la remontata è partita a metà stagione. Lando Norris ha fatto una stagione clamorosa. Io ho ancora un po' dei dubbi, li ho sui sondaggi che ho lasciato nella sezione community, dove vi ho chiesto chi ha fatto meglio tra Lando Norris e Charles Leclerc. Quindi 11esima assolutamente non presa. Assurdo che mi sono rischiato a Aston Martin così avanti in quel momento della stagione. Almeno qui, bene. Ha dichiarato che questi vogliono lottare per il mondiale e che seguirà un pacchetto che li farà essere molto ma molto vicini a Red Bull. A inizio stagione sì. Con tutto l'amore del mondo, svegliatevi. Non penso abbiamo visto una RB19 alla massima potenza. Però
Tutto giusto. Non ripeterei tutto qua. Oh, però tosta pubblicità. Comunque, che Strollotti per il mondiale è impossibile. E fin qua. E qui varrebbe a dire che io a fine 2023 vado per i 500.000 iscritti. Ma spero però. In realtà sto ancora a 82.000, 81.000, 82.000. Quanto stiamo? 82.500. Ragazzi, magari valutate l'iscrizione. Decima posizione Lance Stroll. In nona posizione, ragazzi, ritroviamo Pierre Gasly. Ho grande fiducia per il pilota francese. Nono Pierre Gasly, ottavo Esteban Ocon. Comunque, inizio video avevo detto che Alpine l'avevo vista bene. Non so se si diceva, non me lo ricordo onestamente, però non è troppo distante dalla realtà. Ottavo con nono Pierre Gasly, hanno fatto peggio. Comunque sarebbe una buona stagione con queste posizioni. Hanno concluso in undicesima e in dodicesima posizione, non troppo lontani a livello di classifica, ma lontani a livello di concetto. In generale, due francesi in un team francese o con... Il cambio di musica, ragazzi, ci sta Ulisse. Mi aspetto parecchi battibecchi in pista. Team della tua stessa nazionalità, ti va di essere il primo. Ad oggi non è... Questa è proprio l'unica cosa che abbiamo preso, cioè i battibecchi in pista fra Gasly e Ocon. Però le velocità di punta ci sono e l'affidabilità sembra essere ritrovata. Perfetto, proprio quello che l'Alpine non ha avuto nel 2023. Bene. Settima posizione. Perché sorridi, Tonio? Che sta succedendo? No, ti prego, non posso pensare. Chi ho messo in settima posizione? Sparatemi. Prima però di scoprire chi ho messo in settima posizione, ragazzi, questo video è sponsorizzato da Alba Modellismo. Vi faccio vedere la F175 di Charles Leclerc giallo Modena, perché dal sito che trovate in descrizione di Alba Modellismo potete acquistare i modellini delle monoposto 2023, delle monoposto 2022. Abbiamo tre tipi diversi. Queste sono la versione senza casco e la versione con casco. La versione con casco, decisamente più figa. Le monoposto 2022 le trovate fino a esaurimento scort. Se ordinate prima del 15 dicembre, con grande probabilità avete fatto il regalo di Natale a qualcuno. Il mio regalo l'ho già avuto perché la sponsor prevedeva l'arrivo di lei. Ragazzi, ho fatto delle scelte. La SF23 di Charles Leclerc non sarà la migliore monoposto, ma è decisamente bella. Se passate nel link in descrizione avete anche un ulteriore sconto, meglio che no. Io con tutti questi modellini sono la persona più felice al mondo e mi godo questa felicità immotivata, perché adesso tocca scoprire chi ho messo in settima posizione. Ragazzi, è un gioco. Io cerco di analizzare. È già che si inizia così. È sempre tutto con oggettività. Sì. Quanto comunque rimango un tifoso Ferrari. Sì. È una classifica, è una prediction. E non pochi passare via ce vuole da sta vita. Ma non è vero! Non è possibile che è avvenuta questa cosa! Non è vero, non è un mio video! Il napoletano mi mancava, madonna. Sì, ho messo Lewis Hamilton. Ma l'ho detto inizio video. Io vedo i motorizzati Mercedes in difficoltà. Vabbè, insomma, non è che debba commentare più di tanto. Ho scambiato... Per errore, sarà un errore assolutamente. Le posizioni di Russell e di Hamilton, se proprio... Certo, però Lewis Hamilton l'ho un po' ucciso. Mercedes non va, Mercedes non va. E qual è l'unica motorizzata stellata che va? La meno Mercedes di tutte, la Aston Martin. È vero, siamo solo ai test, però ve l'ho detto, mi sono fatto condizionare. Però guarda come è stato puntiglioso a darsi la motivazione e la giustificazione questo Tonio. Madonna santa. Non sono dell'idea che Alonso lotterà per il mondiale, ragazzi. Non ci credo, non ci credo. Però, la sesta posizione... Io l'ho voluta dare. Siete d'accordo con me che dargli la sesta posizione prima dell'inizio della stagione era follia assoluta? Raga, Alonso ha concluso quarto. Fernando Alonso ha concluso quarto. È una delle migliori stagioni da quando sta in Formula 1. Non la migliore, non la seconda migliore, non la terza migliore. Dobbiamo sicuramente togliere il 2005, 2006 e 2012. Questa sesta posizione la posso prendere come una vittoria, nel senso... Posso vedere i commenti, scusatemi. Cioè, ok, c'è questo, sarebbe bellissimo vedere battagliare Fernando con Lewis. In realtà non hanno combattuto perché Fernando è sempre stato davanti. È quinto George Russell. Non ho mai nascosto la mia stima nei confronti del pilota inglese. Vabbè, diciamo che quinto George Russell è un po' dettata dal cuore, perché se dovessi scegliere di non tifare Ferrari probabilmente asseconderei molto Russell. Però secondo me Russell in questa stagione ha fatto troppo male, non gli perdono quasi nulla. 6,5 gli ho dato nel pagellone di metà stagione. Non ci sta. Secondo me non ci sta. 22. Russell non ti fa la 13ª posizione. Hamilton magari ti va fuori dalla zona punti per provare la vittoria. E invece è accaduto proprio l'opposto. Guardalo che infame questo Tonio che nasconde i primi 5 classificati. Però li faccio vedere anche un pelo, così so che Sainz tipo è quarto. Russell comunque l'ho messo quinto. E non è neanche impossibile. Passiamo invece alla quarta posizione. Carlos Sainz. Ahimè ragazzi, per quanto le aspettative erano mega alte prima dei test, non vedo questa Ferrari un secondo più veloce rispetto alla F175. Sainz alla fine ha perso la quarta posizione in classifica piloti all'ultima giornata.
Sinceramente me lo tengo, me l'abbono. Perez in terza posizione, signori? Vedo tanto pessimismo. La classifica media è Verstappen primo, Perez secondo. Io onestamente... Eh beh, perché non l'hai fatta, scusami, se la classifica media è Verstappen primo e Perez secondo? Cioè, un motivo ci sarà. A volte mi faccio un mazzo esagerato nel far passare certi concetti per poi far crollare tutto con Perez terzo. Non mi comprendo, sono strano. Non ci credo. Io penso che Charles Leclerc... se la lotta fino alla fine. Sarà un approccio di... Sì, vabbè. Mi aspetto un Vasseur chiaro, gerarchie definite, mi aspetto piani sicuri. Anche Rueda è stato declassato, probabilmente Raven gestirà le strategie in maniera differente. Spero ci siano meno errori. Lo scorso anno... Meno errori ci sono stati, dobbiamo dirlo, ragazzi. Però Leclerc che si gioca il mondiale è forse la più grande gaffe del video. Metto Charles Leclerc secondo, perché oggettivamente rispetto allo scorso anno mi aspetto Leclerc in seconda posizione. Però che Max Verstappen vinca il mondiale così facilmente, non ci credo. 19 gare su 21. Ato, che Verstappen vinca il mondiale così facilmente, ce la possiamo anche tatuare sul culo.